Di che cosa tratta l'iniziativa popolare Sostituire l'IVA con una tassa sull'energia? Quando acquistiamo qualcosa, dobbiamo pagare un'imposta sul valore aggiunto, IVA. L'IVA è ad esempio compresa nel prezzo di un pasto al ristorante o nel prezzo dei prodotti acquistati in un negozio. Al momento, l'IVA rappresenta più di un terzo delle entrate della Confederazione. Gran parte dei servizi, ad esempio il parrucchiere, e dei prodotti, ad esempio le derrate alimentari, sono assoggettati all'IVA. Che un prodotto sia stato fabbricato con energie rinnovabili o meno, al momento del suo acquisto va in ogni caso pagata l'IVA. Le energie rinnovabili sono prodotte a partire da materie prime che ricrescono o la cui disponibilità è illimitata. Tra di esse vi sono ad esempio la luce del sole, il vento e il legno. Le energie non rinnovabili sono invece prodotte a partire da materie prime la cui disponibilità sulla Terra è limitata e che quindi prima o poi saranno esaurite. Tra di esse vi sono ad esempio il petrolio, il gas naturale e l'uranio. Che cosa cambierebbe? Se l'iniziativa venisse accettata, verrebbe introdotta una tassa sulle energie non rinnovabili, ad esempio il petrolio, il gas naturale e il carbone. Al contempo, l'IVA verrebbe soppressa. Con questa tassa sulle energie non rinnovabili, alcuni prodotti come la benzina, l'olio da riscaldamento o l'elettricità prodotta dalle centrali nucleari diventerebbero più cari. L'importo preciso della tassa sull'energia non è ancora stato determinato. La Confederazione dovrebbe tuttavia poter disporre di entrate paragonabili a quelle fornite attualmente dall'IVA. L'importo della tassa sull'energia dovrà quindi essere stabilita di conseguenza. Quali sono gli argomenti dei favorevoli? La tassa sull'energia avrà come effetto la riduzione del consumo di energie non rinnovabili, portando così a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Questi aspetti sono fondamentali per la protezione dell'ambiente e per l'uscita dal nucleare. Attualmente tutti devono pagare l'IVA. La tassa sull'energia è più equa rispetto all'IVA. Infatti, una persona che consuma in modo sostenibile e responsabile pagherà una tassa minore sull'energia oppure non dovrà pagarla affatto. Quali sono gli argomenti dei contrari? Se la tassa sull'energia venisse introdotta, c'è il rischio che in futuro manchino dei soldi alla Confederazione, oppure che essa si trovi costretta ad aumentare continuamente l'importo della tassa. Questo perché i prodotti fabbricati con energie non rinnovabili saranno molto più cari e quindi meno consumati. L'IVA è un sistema che ha dimostrato la sua validità. Per la Confederazione, sostituire l'IVA con una tassa sull'energia che non è stata sperimentata rappresenta un rischio. Se vuoi che l'iniziativa Sostituire l'IVA con una tassa sull'energia venga accettata, vota sì. Se vuoi che venga respinta, vota no. Imposta ora per te e i tuoi amici la voto sveglia su easyvote.ch, così non perderai più neanche una votazione.